Super Bitcoin fa il pump più pump della storia nell'arco di 2 giorni. Che cosa è cambiato? Allora, ragazzi, intanto io ho pubblicato nel momento stesso in cui è avvenuto il pump dei grafici sul canale Telegram che trovate il link in descrizione, ragazzi, è gratuito, quindi accedete per vedere la mia analisi. L'ho pubblicata là perché era difficile, insomma, in quel momento per me realizzare un video YouTube, quindi non avevo tempo, ragazzi, quindi ho fatto una cosa veloce, l'ho pubblicata sul canale Telegram, dove ogni tanto do contenuti aggiuntivi, soprattutto in questi momenti, insomma, un po' concitati. E ho pubblicato un grafico che oggi condivido con voi in questa domenica, perché volevo rendervi partecipi di una situazione. I mercati si sono mossi. Nuovo ciclo annuale iniziato o meno? Punto interrogativo. Ne parliamo domani nel video, vero dell'analisi ciclica, ragazzi. Sapete che stiamo aspettando questo ciclo annuale. Lo sto aspettando, lo dico da mesi ormai. Eravamo nella fase finale, insomma, avevamo indicato una serie di zone in cui poteva avvenire. Era più o meno, insomma, intorno al 17-20 di ottobre. Si è allungato un pochettino, ragazzi. A dire la verità, ho un dubbio su questa cosa, ma ne parliamo domani. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché in questi momenti concitati, ragazzi, do anche più aggiornamenti per chi vuole seguire, insomma, un po' l'analisi grafica, l'analisi ciclica di questi mercati. Ricordo sempre che non sono consigli finanziari, ragazzi, perché dovete avere sviluppato una strategia di trading, dovete studiare, dovete formarvi per stare sui mercati. I mercati sono stati velocissimi in questi giorni. Ho pubblicato anche un grafico relativamente ad uno dei miei trading system che è andato long, si è preso questo super rialzo di Bitcoin, ed è un trading system che noi utilizziamo nella Trading On Academy. È pubblico, ragazzi, quindi insomma, lo usano chiunque, può usarlo, insomma, i segnali sono utilizzabilissimi da tutti, ed è entrato a 7.600 dollari. È ancora long, ovviamente non è uscito uno dei sistemi. L'altro invece sì, ragazzi, ha preso take profit a 9.500, ma non è detto che non rientri. Non è detto che non rientri long. Andiamo a vedere però su questo grafico che vi mostro oggi, che ho pubblicato anche sul canale Telegram 2 giorni fa, ma lo vediamo oggi insieme per farvi vedere quali sono i livelli importanti e che dovete monitorare anche nella giornata di oggi, ragazzi, che è una giornata significativa perché la domenica si sa è da fare attenzione, ma poi in particolar modo mi premeva farvi vedere un livello che era il livello da spartiacque che può essere utilizzato. L'avevo indicato nel canale Telegram, ragazzi, come nuovo ingresso per le hold position. Per chi di voi ha il fegato, ok? Lo avevo indicato lì, ma trovate il video nel canale, ragazzi. Dov'è questo livello? Allora, il livello, ragazzi, è questo, 9.100. Se vi ricordate, qualcuno di voi si ricorda, le posizioni short, long in hold erano state chiuse tecnicamente qui, ragazzi, intorno agli 8.600-8.700. Vi avevo anche più volte detto che io aspettavo questo rialzo long, non sono andato sciolto, l'ho detto più volte, perché avevo paura di questa cosa qui. Avevo paura che il mercato mi balzasse in faccia, mi tornasse in faccia, e secondo me la strada per gli short non era così importante da poter far, diciamo, assumere una posizione ribassista. Perciò ho evitato di fare lo short, anche se più volte, insomma, il mercato ce l'aveva chiamato. Ma avevo paura di questo. Quindi ho preferito concentrarmi sull'ingresso long, giusto, che poi alla fine è arrivato a 7.600 per quanto riguarda uno dei miei trading system. Ma per chi vuole fare hold e magari non ha voglia di stare sui grafici tutto il tempo, eccetera, un livello molto importante è questo, ragazzi, una resistenza intorno ai 9.100. Resistenza che ha fatto da spartiacque anche nella giornata di ieri, quando il mercato ha tentato di rientrare, perché ha fatto un pullback proprio su questo livello di resistenza. Ora, il mercato può salire
Può non salire, allora ognuno ha il suo livello di ingresso, ragazzi, però in teoria un pezzettino chiaramente dell'hold dovrebbe essere già entrato in concomitanza con questo livello di resistenza o con un altro livello di resistenza che era il precedente massimo della giornata dell'11 ottobre, che era diciamo vicino all'area 8008. In sostanza, ragazzi, allo stesso prezzo di qui quando eravamo usciti. Poi perché siamo usciti, perché non siamo usciti, perché l'hold doveva uscire, se poi è rimbalzato, perché non sapete quello che fa il mercato. E allora bisogna proteggersi, ragazzi. La regola numero uno dei mercati è proteggersi, però poi dovete avere anche strategie di ingresso congeniate, adatte a farvi stare poi su questi balzi, perché Bitcoin non è no, non è strano che faccia cose del genere, ok? Però vedete un po' anche questo grafico che volevo farvi vedere, aggiornandolo un po' a quello che è la situazione in questo momento. Volevo farvi vedere esattamente come questo grafico, insomma, si va a allora ve lo metto in modalità auto, altrimenti non si capisce. Ok, si va a delineare il fatto che questo canale discendente, ragazzi, in teoria ancora non è stato rotto, non è stato rotto, e perciò il mercato stenta, vedete, cerca di superare questo canale, ma stenta ancora. Ora, cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che non ce la fa, e questo lo vediamo domani, ragazzi, perché io ho ancora questo dubbio. Che rivada a fare nuovi minimi è un po' complicato, pensarlo da questo livello è veramente, ragazzi, difficile, potrebbe essere una manipolazione gigantesca. Ne ho parlato un po' con i ragazzi dell'Academy, è possibile? Beh, ancora sì, in realtà, però veramente sarebbe una cosa storica, se parliamo così, storica, ragazzi, un più 45% e poi addirittura un nuovo minimo, insomma, ne parliamo domani però di questo. Quello che mi premeva fare oggi, concludo questo video perché domenica, ragazzi, devo ancora pranzare, è che ancora qui la rottura del canale regge, però allo stesso tempo, ragazzi, attenzione, perché un'eventuale rottura di questo canale potrebbe portare ad un nuovo trend rialzista che dovrebbe andare a toccare questo livello qui, che sono gli 11.000 dollari. Va bene, ragazzi? 11.000 dollari. Quindi i livelli importanti che dovete monitorare sono quelli inseriti in questo grafico. Questa resistenza a 9.100, che ora sta diventando un supporto, anche se siamo lì vicino. E poi dopo abbiamo un livello intermedio, che è questo qui, 8.500 circa, 8.600, che insomma, ve lo inserisco. E poi abbiamo invece il vecchio minimo. Al di sopra c'è questo grande spazio, questa grande area, ne parleremo meglio domani nel video di lunedì, che dovete tenere a mente, va bene? Ok, quindi oggi è domenica, attenzione ai falsi segnali, attenzione un po' a quello che può capitare nella giornata di domenica. Vi consiglio di evitare magari di tradare in maniera molto assidua, soprattutto la domenica, ragazzi. Insomma, fatevi i vostri conti in tasca, però attenzione ai fake. Il mercato è molto volatile, seguite la vostra pianificazione del trading. Se non avete pianificato, ragazzi, in questo momento è difficile stare sui mercati perché è un problema emotivo. Va bene, è un problema emotivo, quindi questa struttura attuale dovrebbe essere già pianificata. Allora, ne ho parlato del problema del trading plan al Crypto Trading Day a Bologna settimana scorsa, lo ridico qui fino a snervarvi, è importante sui mercati cripto 3 volte in più che su quelli hold, ragazzi, avere le idee chiare prima, perché se no è un problema. Quindi qualsiasi cosa fate dovete avere le vie di fuga e le vie di riuscita, chiamiamole così, se le cose vanno bene. Trading plan è la chiave in questo mercato, soprattutto in queste situazioni, perché vi elimina una serie di problemi, tra l'altro motivi, perché stare dietro a questi balzi, ragazzi, è complicatissimo, un po' per tutti. Bene, io vi auguro buona domenica, noi ci vediamo domani con il video aggiornamento, quello grosso, su tutta l'analisi ciclica. Che Bitcoin sia con voi, come si dice? Che la forza sia con voi, che la forza sia con Bitcoin. Ciao a tutti.